Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera ragazzi, bentornati nel mio canale. Io come al solito vi ringrazio perché l'ultimo video sta andando benissimo, è andato benissimo. Vi ricordo anche che vi dovete iscrivere al canale, lasciare un like, mettere la campanella così siete sempre aggiornati quando usciranno nuovi video e seguitemi su Instagram. Detto questo, io leggo tutti i vostri commenti che arrivano appunto su Instagram o sotto i video. Pertanto mi è stato chiesto di far vedere i nostri calciatori come stanno crescendo e allora eccoci qua, vi faccio vedere la rosa, sempre è aumentato di 4 in questa stagione e non è poco. Nel frattempo vi faccio vedere anche le statistiche perché è importante vedere come si stanno comportando. Lui ha giocato 11 partite su 11 in questa stagione, no, in realtà ne ha fatte 3 Nardi, però si parla di Coppa Internazionale Europea, le 6 ufficiali le ha fatte tutte. Sempre Nardi che poi è sceso di 1, Brivio ne ha giocate 10, di cui 5 di quelle ufficiali, perché Tripaldelli ha fatto il titolare nell'ultima partita che abbiamo visto appunto nell'ultimo episodio, 2 presenze per lui, è aumentato di 1. Poi c'è Cesare che non si sta comportando benissimo per quanto visto, però in realtà i voti sono alti, che è rimasto a 71, Capuano 72, anche lui sta giocando tanto, le ha giocate tutte quelle ufficiali. Vaisanen è aumentato di 1, Tomovic vabbè sta in prestito, Cavara e Lewerber rimangono un po' come sono, Opoku che si è comportato veramente bene nell'ultima partita, 68, Frey è sceso di 1, Dijkman è salito di 1, 69, Valdifiori rimane un 74, Segre 64, Bertagnoli è aumentato un pochino, non ci interessa tanto, Garitano rimane un 70, Esposito più 1, lui che è in prestito, quindi noi non lo stiamo sfruttando per quello che dovrebbe. Akpak Pro, grande professionista, grande protagonista. Sicuramente sarà anche un gran professionista, ma è stato il gran protagonista dell'ultima partita. Doppietta per lui con la Cittadella o con il Cittadella, non lo so. Comunque, Amato Ciciretti più 1, quindi 75, autore di un gol e 3 assist in questa stagione. Vignato, 2 gol e 3 assist per lui in questa stagione fino ad ora. È lui che è aumentato di 3, quindi 68. Iturbe aumenta di 1 più 1, quindi diventa 73. 4 presenze, 1 gol e 1 assist per lui, non sta andando male. Scamacca è aumentato di 3, 4 presenze e 1 gol per lui, gol importantissimo che poi ci ha regalato la vittoria contro la Juve Stabia, se non sbaglio. Esattamente così. E Meggiorini è rimasto un 72, lui che si sta giocando comunque. Anche se è prematuro dirlo, noi siamo primi in classifica, più 1 sul Benevento, più 2 su Empoli, Pordenone e appunto la Cremonese che andiamo ad affrontare oggi. Meggiorini si sta giocando la classifica marcatori, se vogliamo, anche se il campionato è appena iniziato, quindi andiamo direttamente a giocare questa sfida con la Cremonese. Oggi io vi porterò tanti tanti match perché arriveremo fino alla sfida contro la Salernitana, quindi partiremo con questa in casa al Bentegodi contro la Cremonese, poi andiamo all'Adriatico contro il Pescara, ancora in casa col Pordenone, poi Lillo Cino e Lillo del Duca ad Ascoli e finiamo in casa al Bentegodi contro la Salernitana, una nostra vecchia conoscenza, noi che abbiamo allenato appunto la Salernitana. Vediamo un po', Vaisanen ci chiede di giocare, sto attraversando un buon periodo di forma ultimamente, mi sento bene. Quindi spero che non mi manderà in panchina contro la squadra Cremona. E io gli dico ci penserò. Ci penserò, il che non vuol dire che ti farò giocare. Anzi, assolutamente non credo che ti farò giocare, ma andiamo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti dallo stadio Bentegodi. Sesta giornata di Serie B. Si affrontano Chievo Verona e Cremonese nella storia. Si sono affrontate già per 7 volte queste due formazioni. L'ultima volta nella Coppa Italia 2005-2006 ha visto trionfare il Chievo per 1-0 proprio qui al Bentegodi contro la Cremonese. Bilancio super positivo per il Chievo, 6 vittorie e un pareggio tra Serie B e appunto Coppa Italia. Siamo pronti per vedere questa sfida e siamo curiosissimi di vedere come si comporteranno le due squadre in campo. Chievo Verona che è il migliore attacco insieme al Livorno in questa Serie B, mentre la Cremonese ne ha segnati 8, 3 in meno del Chievo che è prima a quota 11. I mussi volanti schierano il solito 4-2-3-1 con sempre in porta Brivio, Capuano, Opoku al posto di Cesare, centrale insieme appunto a Capuano, Dijkman a destra, Valdifiori, Akpak Pro, coppia di centrocampisti con Vignato alle spalle di Meggiorini, sulle fasce Pucciarelli a sinistra e Ciciretti. L'arbitro ha dato il via a questo sesto match di Serie B, che a Soddimo
che è il capocannoniere di questa Serie B, però ad andare fino in fondo Soddimo, uno sguardo al centro, il cross è sul secondo palo Capuano. Momento di Meggiorini, vuole il movimento anche di Ciciretti, non arriva, quindi va dentro da Valdifiori, c'è spazio per lui, Valdifiori prova a calciare. Ancora si fa vedere il numero 17 Valdifiori, c'è Vignato che reclama questo pallone, Vignato la finta di tiro, prova ad incrociare, il tiro termina alto. Attende un movimento, lo trova in Meggiorini che fa partire a sua volta Pucciarelli. Movimento poi in profondità proprio di Meggiorini. Pallone per lui dentro a Ciciretti che ha provato a calciare, ha ciccato il pallone. Ancora Akpakpro, poi Ciciretti. Akpakpro, zona tiro, lo prova! La parata splendida di Agassi sul primo palo. Aveva trovato ancora una splendida conclusione il nostro Akpakpro Livoriano che però si è visto parare il colpo stavolta. Da un super ragazzi, occhio a questo corner perché possiamo essere pericolosi, possiamo sfruttare l'altezza di Scamacca, il pallone per lui, deviato, ancora in calcio d'angolo. Valdifiori, pallone che diventa buono per Acquapro, Vignato, riportato in posizione più centrale. Movimento di Vignato, poi serve Acquapro, centralmente da Gaditano, occhio al movimento, Scamacca dentro per Vignato, può calciare! Ma che gol abbiamo fatto! Ma che gol abbiamo fatto! All'86esimo passa il Chievo con una magia, sì di Emanuele Vignato, ma anche di Scamacca. Ma che bel gol, ragazzi! Ma che bel gol! Rivediamolo, tutto in velocità, poi il movimento di Vignato, la palla dolcissima di Scamacca. Che va a scavalcare il difensore Terranova e poi Vignato con il destro potente, con violenza, va a mettere dentro per l'1-0 quando siamo all'87esimo minuto. Riesce a passare il Chievo dopo 90 minuti di assedio. 90 minuti di assedio. Secondo gol in Serie B per Vignato che non fa mai cose banali. In Bultam finisce la partita 1-0. Il Chievo vince ancora. Vince ancora, sono 5 le vittorie consecutive. E dopo averli uccisi per praticamente 90 minuti, riusciamo anche a vincere. Ed è importante perché possiamo andare piano piano in fuga. Vediamo anche cosa hanno fatto le altre. Per esempio, Benevento e Empoli si sono affrontate, hanno pareggiato. Noi quindi ci allontaniamo. E infatti siamo a più 3 dal secondo posto, che è occupato appunto dal Benevento. Mentre Vaisanen ci è rimasto male, e noi ce ne frega niente. Allora, eccoci qui, alleniamo intanto i nostri calciatori. Ho deciso di togliere Semper dall'allenamento e ho aggiunto Opoku perché ho la netta impressione che Opoku sarà importante per noi anche per la Serie A, perché quando gioca, ragazzi, io mi ci trovo veramente, veramente bene. Intanto è arrivata la relazione su Simi, vi dico questo, lo mettiamo nella lista del hub mercato, perché me l'avete consigliato voi, Simi. Continuate a commentare qui sotto con i giocatori che avete in mente, anche se non è momento di calciomercato, anche perché io li metterò a visionare e poi si vedrà in futuro. Noi abbiamo due giovani che sono uno più scarso dell'altro, però va bene anche così. Noi siamo la squadra da battere, mica gli altri. Questo è quanto. Andiamo a fare un pochino di modifiche. Allora, Scamacca, titolare, perché ho fatto una magia che ci è servita. Dopodiché, Vaisanen no, non lo faccio giocare Cesar. A sinistra voglio riprovare il nostro Trifaldelli con Ciciretti. Stavolta lo mettiamo a destra, a sinistra, e Iturbe gioca titolare. Ok. Un buonasera a tutti appassionati di Serie B, un saluto dallo Stadio Adriatico di Pescara. Si affronta la squadra di casa contro il Chievo Verona per la 21esima volta nella storia. Il bilancio è completamente pari perché sono 7 le vittorie del Pescara, 7 le vittorie del Chievo Verona, 6 i pareggi tra le due squadre, che l'ultima volta che si sono affrontate nella Serie A 2016-2017, che poi ha visto il Pescara retrocedere, entrambe le sfide, sia all'Adriatico che al Bentegodi, sono finite 2-0 per la formazione dei Mussi Volanti. L'esterno argentino che va al cross d'esterno per Scamacca, attenzione, pallone che resta lì! Vignato in acrobazia. Trifaldelli dentro da Acquapro, movimento di Ciciretti che poi si ferma, l'aveva servito Livoriano. Conoscendo le caratteristiche di Ciceretti, occhio al rinvio di Farelli, sbagliato, diventa buono per Scamacca. Il portiere non è ancora in porta!
Scamacca! Una magia del numero 9. Ma cosa ha fatto Farelli? Cosa ha fatto? Un regalo pazzesco al Chievo. Si gira, non ci pensa due volte. Calcia Scamacca dopo lo sbaglio nel rinvio di Farelli, che ancora non aveva preso posizione nello specchio della porta. Quindi Scamacca con questo gol che non è, poi con questo tiro che non è propriamente impeccabile, riesce comunque a trovare il gol del vantaggio al decimo minuto. È passato il Chievo Verona con il gol di Gianluca Scamacca della squadra di casa. Riparte Capuano. Attenzione perché viene pressato da Galano, che gli porta via il pallone. Ha sbagliato completamente qui l'ex della partita. Poi Cesare si appoggia all'indietro. Galano che può andare al destro. 1-1. Ha pareggiato il Pescara. Incertezza clamorosa dell'ex della partita, cioè Marco Capuano, che regala il pallone a Galano. Poi ripartire ancora il Pescara. Occhio a questo suggerimento dentro per Prieto. Prieto 1 contro 1 con Semper. Ancora l'uscita splendida di Semper. Poi ripartire il Chievo. Occhio a questa azione di contropiede. Movimento di Scamacca. Scamacca servito in contropiede. Pallone splendido per lui. Scamacca 1 contro 1 con il portiere. Scamacca prende la mira, non sbaglia, non sbaglia. Al termine di questo primo tempo ha preso bene la mira il nostro Gianluca Scamacca, che sigla il terzo gol in questa stagione. La cosa curiosa è che ogni volta che parte titolare Scamacca, lo ha fatto due volte, ha realizzato tre gol. Che adesso prova a fronteggiare anche... No, non ci credo. Invece di rinviare, il nostro caro Cesar, che si aggiunge insieme a Capuano nelle cappellate di oggi, decide di metterla giù di petto, per giunta verso la porta difesa da Semper. E naturalmente arriva come un falco, se non sbaglio è Memushai, che mette dentro. Vediamo un po' con i cambi come siamo messi. Allora, Cicidetti, anche perché è un monito, io lo toglierei, però dai, no, non lo tolgo. Lo metto a destra, fuori Turbe, dentro Pucciarelli. Mai, quindi ci sta anche cambiarlo ogni tanto. Attenzione, Pucciarelli, qua può diventare buono questo pallone. Scamacca lo tocca ancora per Pucciarelli, che può andare dentro. Attenzione a Pucciarelli, appena entrato calcia! Pucciarelli! 3-2! È passato ancora il Chievo con Manuel Pucciarelli. Ma ancora da notare la giocata di Gianluca Scamacca, che fa una cosa pazzesca, perché il pallone gli arriva, riesce con morbidezza anche di tocco a servire splendidamente Pucciarelli, che poi trova il 7 alla destra di Farelli, che non può nulla. Freddissimo Pucciarelli, gli abbiamo detto, entra e cambia la partita, e non poteva farlo assolutamente in modo migliore, e non poteva farlo assolutamente con anticipo, mentre qui io stavo per rompere il microfono. Che sofferenza, che partita! Ma alla fine quello che conta sono i tre punti. Dobbiamo registrare un po' di cose dietro, perché non va bene, assolutamente non va bene. Abbiamo fatto tanti errori anche stupidi, mi riferisco a Capuano nel primo gol, ma ne ha fatti tanti altri. Adesso non so nel montaggio se li farò vedere tutti, ma ne ha fatti tantissimi. Mentre Benevento, l'Empoli e il Pordenone hanno vinto, anche la Cremonese ha vinto. Allora, abbiamo allenato i nostri calciatori, hanno preso tutti A, Opoku anche è diventato un 69, quindi è salito. Noi andiamo subito a giocare questa partita contro il Pordenone in casa. Occhio a Semenzato, che prova a puntare Brivio, va via, dentro da Maggiore, attaccato da Capuano. Occhio al movimento dentro, Semper dice di no sulla conclusione ravvicinata, quindi può ripartire il Chievo contro il piede. Non lascia respiro ora la manovra del Chievo con Garitano fino in fondo. Il lancio per Cicidetti, leggermente lungo il pallone, lo raggiunge Cicidetti, che prova a rientrare sul mancino. Il cross dentro, movimento di Pucciarelli, e c'è il gol dell'1-0 al dodicesimo minuto. Possiamo sfruttare questa occasione. Il cross dentro verso Scamacca, Gianluca Scamacca, 2-0, ancora un gol per lui, e danno autogol a Semenzato. Questo è imbarazzante secondo me. Ma perché? Cioè, la palla entrava. Fatemi vedere. Per loro non è gol di Scamacca, per noi lo è. Al limite dell'aria ancora movimento di Chiaretti, che trova la conclusione col sinistro, che va a spegnersi sotto al 7. Grandese va ancora in pressing, grosso sul primo palo, sempre miracoloso. E poi
Sulla seconda battuta non può nulla. C'è il pareggio del Pordenone. Ora Valdifiori. Ancora da Vignato. Movimento centralmente di Scamacca! Gianluca! Scamacca! Un gol bellissimo all'89esimo minuto. Lo imbecca Vignato. Era solissimo in area di rigore. Lui si tuffa su questo pallone. Perso questo pallone al limite. Chiaretti dentro. Ciampera! In calcio d'angolo, c'è da soffrire. Tutti dentro a saltare. Va Chiaretti della bandierina, che può mettere questo cross invitante dentro il cross per Agassi sul secondo palo. 3 a 3. 3 a 3. Va bene. Sull'ultima occasione possibile, la mette dentro Misuraca. Può finire qui 3 a 3, una partita infinita fra queste due squadre che si affrontavano per la prima volta. Hanno onorato l'ottava giornata di Serie B con uno spettacolo, per chi non era tifoso, spettacolo davvero invidiabile, per noi un po' meno, anche perché ci siamo fatti raggiungere per ben due volte. Un peccato perché potevamo continuare la nostra serie ed era anche meritata, secondo me, era meritata. E quindi classifica che si accorcia perché il Benevento ha vinto e quindi ci arriva a meno 1, la Cremonese e il Trapani sono a meno 3, l'Empoli ha sbagliato, il Pordenone con questo pareggio rimane a 4 lunghezze da noi. Comunque, evitiamo la sconfitta che sarebbe stata la seconda stagionale, andiamo ad allenare i nostri futuri campioni. Scamacca diventa un 68, dai, grandissimo Scamacca che veramente, ragazzi, sta facendo la differenza in questa Serie B. Adesso è anche difficile andare a toglierlo in realtà, però anche Meggiorini sta facendo bene e deve giocare anche lui. E uno di questi è certamente Vignato, quindi un cambio per il Chievo, nessuno per l'Ascoli. Inizia questo secondo tempo. Pallone messo fuori per Vukcic, il tacco per Ardemagni, attaccato, viene chiuso, occhio alla ripartenza di Turbe, c'è tanto campo per il Chievo, i Turbe, Scamacca, dentro per Vignato, occhio a Vignato, può andare uno contro uno. Gravillone lo attacca, Vignato fino in fondo, la traversa, poi Turbe, la palla resta lì, Scamacca, Gianluca, Scamacca, da Rapace, dell'area di rigore, riesce a mettere dentro il suo quinto gol in Serie B per Vignato, ripartenza Chievo, movimento di Scamacca, pallone in profondità per lui, Scamacca calcia, Gravillone non lo ha mollato, riesce a chiudere, ma adesso Akpakpo per i Turbe, che può andare al tiro! Un diagonale perfetto del numero 20, Juan Manuel Iturbe. Mette il punto esclamativo in questo match 2-0 ed è un gol di pregevole fattura perché arriva in velocità e calcia violentissimo con il collo del piede sul secondo palo. Gravillon prova in scivolata ad intercettare e non può nulla. Lanni, secondo gol in questa Serie B per Juan Manuel Iturbe, facilmente, agevolmente, lo serve a Segre, che va a sinistra sbagliando, attenzione, cosa ha sbagliato qui Segre, pallone dentro, Capuano a disturbare e c'è il gol e subiamo ancora gol sulla nostra idiozia, non è Ardemagni ma è Vučkić, Vučkić, come cazzo si chiama questo, primo gol in Serie B per lui, 2-1, siamo all'85esimo, stavolta ragazzi non ci sono cazzi, il Chievo passa e torna a vincere per 1-2, abbiamo rischiato nel finale. Classifica che ci vede ancora in testa col Benevento che però ragazzi ci sta inseguendo. Hanno battuto 2-1 il Frosinone, quindi non era una partita semplicissima. Loro però l'hanno vinta. Andiamo ad allenare ancora i nostri calciatori. Vignato diventa un 69. Non è male questo caro Vignato, anche perché abbiamo visto nell'ultima sfida poi che è importantissimo, imprescindibile per la nostra rosa. E quindi adesso ci avviamo verso l'ultima partita di questo episodio. Abbiamo ripreso a correre dopo il piccolo stop contro il Pordenone. Abbiamo battuto in trasferta 2-1 l'Ascoli. E adesso abbiamo l'ultima sfida di questo episodio in casa contro la Salernitana, un'ex squadra allenata proprio da noi. Quindi a maggior ragione, cerchiamo di fare un ottimo risultato. Buonasera e bentornati dal Marcantonio Bentegodi, Chievo Verona contro Salernitana. Per Dickman si fa vedere dentro Meggiorini, movimento di Valdifiori, Meggiorini chiede l'1-2, chiuso molto bene, Meggiorini in area! Palo esterno colpito da Meggiorini, col tacco sul sinistro
Ciciretti che poi va dentro da Vignato. Vignato si porta questo pallone sul destro e va a crossare sul secondo palo. Splendida azione del Chievo. Manuel Pucciarelli. 1-0 al 19° minuto. Passa la formazione di casa. Attaccato alle spalle da Giallo. Preferisce andare da Vignato. Aveva cercato l'1-2 con Scamacca. Pallone, attenzione. Può ripartire la Salernitana. Capuano a chiudere. Vince un contrasto di Udic. Esce Cemper e c'è il gol. Attenzione, Scamacca in profondità per Vignato. Splendido il pallone. Vignato può andare fino in fondo. Cerca il secondo palo. Mikai ancora una volta dice di no. Poi Valdifiori per Dickman. Prova a spingere adesso il Chievo con un moto d'orgoglio. Vignato. Vignato salta un avversario. Entra in aria Vignato. Ma che gol di Emanuele Vignato. Ha saltato l'avversario. Se l'è portata sul mancino ed ha incrociato sul secondo palo. Non dura tanto il pareggio, perché il Chievo, passano 4 minuti ed è già avanti con il gol di Emanuele Vignato. Giallo serve dentro questo pallone. Occhio perché Chiine ha la meglio. Poi ancora dentro per Giallo che può calciare. 2-2. 2-2 dopo 3 minuti, pareggio alla Salernitana. Poi trova molto bene Giallo. Movimento di Djuric, allargato per Ucher. Dentro va Giallo. Ucher prova a servire Djuric e c'è il gol. Sì, c'è il gol, c'è il calcio di rigore. Ha colpito di mano probabilmente Capuano. Rivediamola adesso questa azione. Rivediamo Capuano. Eh sì, mamma mia, che scoordinazione proprio. Cioè, ma cosa ha fatto Capuano? È andato proprio col pugno. E adesso Giallo contro Semper. Parte Giallo centralmente. È entrato anche Cerci intanto nella Salernitana. Siamo sotto. Giallo, la doppietta per lui. Porta in vantaggio la Salernitana. Vignato vede il movimento di Turbe. Pallone con i tempi giusti, anche con i giri giusti. Occhio di Turbe, attende l'arrivo di Scamacca. Il cross è per lui. Scamacca! Ha sbagliato. Era difficile. Ci salutiamo ragazzi con una sconfitta, la prima dopo la prima giornata, ed arriva in maniera rocambolesca, perché siamo andati in vantaggio due volte, ci siamo fatti riprendere due volte e poi dopo è successo quell'episodio del rigore di Capuano che ci ha messo in ginocchio. Ci abbiamo provato dopodiché a ritrovare il gol del pareggio, ma non ci siamo riusciti nei nostri 20 minuti che avevamo a disposizione. Ma detto questo ragazzi, io vi saluto, grazie per essere stati con me anche in questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, mi raccomando lasciate tanti commenti qui sotto, iscrivetevi, mettete mi piace, noi ci vediamo al prossimo episodio dove abbiamo tante sfide importanti, anche perché adesso scopriremo solo nella prossima puntata se il Benevento ci supererà in testa alla classifica, tant'è che hanno una partita in meno. Ciao ragazzi!